È la volta buona che se fate sta stronzata qua casca tutto, ma casca tutto veramente, perché non si fa così, non ci si comporta così. No, 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 non ci si comporta così, amici miei, non ci si comporta così, non si fa così in un mondo civile, non si fa così in un mondo civile, non si fa in un mondo civile e corretto, non si fa questa cosa, ma assolutamente no. Cioè, perché? Perché si dovrebbe chiudere totalmente un settore? Quando magari queste persone non hanno colpa. Perché qua, ragazzi miei, la situazione, se dovesse veramente verificarsi, diciamo che sarei abbastanza incazzato, no? Ma così come se ogni qualvolta si prende una decisione per me errata, si va a creare una sorta di problema. Di problema. Soprattutto se vai a colpire, se questa tua decisione, questa tua punizione va a colpire persone che non c'entrano veramente un cazzo con quello che sta succedendo. E noi dobbiamo parlare, ragazzi, noi dobbiamo parlare, perché qua c'è tanto da dire, c'è tanto da dire, c'è tantissimo da dire di tutta la questione che sta venendo fuori dopo gli scontri post Genoa Samp. E ne parliamo adesso. Innanzitutto io vi saluto. Buongiorno, come state? Spero stiate bene. Spero possiate passare una bellissima giornata oggi. Anzi, vi auguro di passarla, appunto. E voi, mi raccomando, fate sempre le solite cose. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace e ditemi la vostra su tutto quello che andremo a trattare in questo video. Allora, io sono particolarmente incazzato quando ho visto questa notizia. Perché, ragazzi miei, non si fa così. Non si fa così. Non ci si comporta così. No, 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 no. Perché stando a quanto riportano le recentissime notizie, dopo gli scontri che sono avvenuti dopo il derby della Lanterna di ieri sera, di 2 sere fa, fra Genoa e Sampdoria, in cui ci sono stati 36 feriti, 12 poliziotti, 38 feriti, 12 poliziotti, 26 agenti, a cui vanno tutte le mie sinceri auguri di pronta guarigione, io ho letto appunto che si sono verificati degli scontri fra tifosi, tra tifoserie, tra agenti e più ne ha più ne metta. Praticamente è successo un macello. Dopo il derby che c'è stato, c'è state anche, mi ricordo, mi dissero che c'erano state, questi scontri erano stati anche causati un po' da vecchie, come si può dire, vecchi casini, vecchie cose che c'erano state fra le tifoserie. La polizia appunto si è messa in mezzo per evitare che ciò accadesse, ma quello che è capitato alla fine della partita sta mettendo a dura prova, in seria difficoltà, la partecipazione da parte dei tifosi della Juventus alla trasferta di Genoa di sabato alle 18. E lasciatemi dire che se dovesse veramente verificarsi questa cosa sarebbe una puttanata clamorosa. E non utilizzo mezzi termini, vado proprio diritto al termine, vado diritto al punto, una puttanata clamorosa. Perché sì, attenzione, sarebbe bellissimo prendere tutti i responsabili di quello che è accaduto e punirli individualmente. La responsabilità non deve essere mai della società, ma deve essere soggettiva, mai oggettiva. A mio modo di vedere, perché se uno fa una cazzata all'interno dello stadio, come quando c'è la questione razzismo, quando un tifoso di una squadra insulta, va a, come si può dire, fa un qualcosa che è condannato, che è condannabile dalla giustizia sportiva, beh. Non è giusto che secondo me paghi la società di riferimento, tipo io vado allo stadio, faccio un coro razzista, non è giusto che paghi la società per me. Sarebbe bello e corretto che la società non pagasse, anzi aiutasse le autorità competenti a individuare il singolo coglione, in questo caso magari ipotizzo io che faccio un coro razzista nei confronti di un calciatore, e io devo essere espulso dallo stadio, non tutto un settore perché non si ha voglia di. Quindi sono sempre stato dell'idea che le società devono aiutare a individuare i soggetti che compiono determinate azioni sbagliate. E sarebbe bellissimo che questo accadesse anche in questi casi, ma è impossibile perché gli scontri sono avvenuti e purtroppo sono avvenuti e non si riescono a individuare i responsabili. Perciò si sta pensando di chiudere questa partita, di farla a porte chiuse. Una cosa che secondo me sarebbe abbastanza una cazzata, o meglio, sarebbe una cazzata
se tu fai, vai a mettere in, come si può dire, vai a mettere in mezzo tifosi che non c'entrano nulla, perché fra tifoseria del Genoa e della Juventus non ci sono mai stati scontri, non c'è stato casino, non ci sono stati problematiche, anche perché penso che in una società moderna l'uomo riesca a staccarsi da questa mentalità così retrograda del volersi attaccare alle tifoserie, di voler andare a fare a botte con le tifoserie. E sono sempre più convinto che la Juventus, già avendo i problemi che ha con il tifo, non andrà mai a fare degli scontri. Ma ne sono più che convinto, come così non farà mai Genoa, perché ne sono più che convinto. Poi non ci metto la mano sul fuoco, attenzione, però io sono più che certo che non ci saranno scontri, non ci sono mai stati. O meglio, non ci sono stati recentemente, a mia memoria, poi posso sbagliarmi, anzi, se mi sbaglio, ditemelo nei commenti. Ancora di più sarebbe una cazzata, ipoteticamente, far sì che la partita venga proibita soltanto i tifosi della Juventus. Ecco, questo mi farebbe abbastanza girare il cazzo, perché se già mi farebbe girare abbastanza i coglioni giocare a partita a porte chiuse, mi farebbe ancora di più girare i coglioni nel caso dovesse essere proibita soltanto i tifosi della Juventus. Perché devi proibire la partita ai tifosi della Juventus? Ordine pubblico? Ok, benissimo. Allora la proibisce a tutti, non solo ai tifosi della Juventus. Perché i tifosi della Juventus non hanno fatto assolutamente nulla. I tifosi in trasferta non hanno fatto assolutamente nulla. Non puoi andare a punire o a prevenire un qualcosa che secondo te potrebbe esserci, quando non ci sono effettivamente le basi perché questo avvenga. Cioè, non è un derby, non è un qualcosa che può succedere. No, cioè, perché dovresti andare a proibire la trasferta a una società che non ha creato praticamente casini nell'ultimo periodo? Perché dovresti andare a farlo? Cioè, è questo quello che mi farebbe abbastanza incazzare e imbufalire. Poi, naturalmente, le motivazioni le sanno loro. Io vi porto quello che penso e credo, però. Ecco, cerchiamo di non far cazzate, cerchiamo di non fare una sorta di Napoli, Juventus-Napoli 2.0, dove si è gestito un po' tutto a cazzo, si è gestito un po' tutto così alla Carlona, come piace dire a qualcuno di abbastanza grande. Quindi io mi auguro fortemente che questo non avvenga, io mi auguro che la partita si possa giocare a porte aperte, ci sia il calore del tifo, perché il Marassi, ragazzi miei, con il tifo spinge, è un bellissimo stadio da andare a vedere, in cui andare a vedere una partita. Io ho avuto questa opportunità e mi auguro che altre persone possano vivere una partita al Marassi. Perciò io spero che domani la partita si giochi, si sia tutto regolare, non ci siano problemi, non ci siano casini, io spero, anche in confronti della gente che ha preso già il biglietto. Perciò vedremo cosa succederà. Questa è un po' la mia idea su quella che è la situazione in casa Genoa, prima di Genoa Juventus. Io vi invito e vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un mi piace, commentate, ditemi la vostra, e noi ci vediamo nel pomeriggio post conferenza stampa di Thiago Motta, dove andremo un po' ad analizzare un po' le sensazioni pre-partita, che dovrebbero essere oggi. Dovrebbe essere oggi, se non ricordo male, sì, è oggi. Quindi ci vediamo post conferenza stampa di Thiago Motta. E niente, ragazzuoli, un saluto, un abbraccio e ci vediamo prestissimo. Ciao!